Vivremo ora un'intensa esperienza a stretto contatto con la natura. Ascolteremo il bramito del cervo e vedremo il mutamento dei colori autunnali dei larici. In questo viaggio nel Parco Nazionale dello Stelvio ci accompagneranno esperti scientifici impegnati in attività di osservazione e di ricerca. Parco Nazionale dello Stelvio, territorio trentino, autunno. Suoni e colori della natura in primo piano. Sono molte le attività che gli operatori scientifici delle aree protette del Trentino svolgono in questa stagione. Seguiremo alcuni di loro per osservare il comportamento dei cervi ed ascoltare il loro bramito. Abbiamo questo autunno meraviglioso, no? Con colori e con tranquillità, una serenità davvero che fa bene all'anima. E una visita al parco, nei parchi naturali, nel nostro Parco Nazionale dello Stelvio, è sicuramente una cosa appagante in questa stagione, no? Lontana dal clamore, dal traffico, dal caos dei mesi estivi. Quest'anno in particolare è stata davvero un'estate molto molto frequentata. Il fenomeno naturale più eclatante che abbiamo è sicuramente il bramito. Quest'anno è stato lanciato anche con forza dalla Trentino Marketing, no? La visita e questa esperienza, insomma, di assistere al bramito, al periodo degli amori, insomma, dei cervi, e la cosa ha funzionato molto bene. C'è stato veramente un grande interesse, si capisce quanto sia affascinante questo animale, che è, insomma, un pochino il re della foresta. Questo è sicuramente un fenomeno su cui lavoreremo anche nel futuro per, da una parte, tutelarlo dal disturbo, perché chiaramente più gente viene a vederlo più può essere di disturbo, e quindi dobbiamo fissare anche delle regole perché questa magia, insomma, non venga rovinata. Dall'altra parte renderlo accessibile, fruibile e comprensibile al massimo tramite i nostri operatori, i nostri ragazzi della didattica che fanno educazione e fanno interpretazione, riescono proprio a fare capire fino in fondo, insomma, tutti i segreti di questo animale. Dall'altra parte noi stiamo lavorando in questo periodo proprio per fare in modo che nelle prossime stagioni si possa vivere il territorio ancora in maniera ancora migliore, soprattutto attraverso le camminate, i percorsi. Quindi stiamo lavorando nella progettazione, nel miglioramento della grandissima rete di sentieri che il parco offre, per renderli più accessibili, più facili, e questo è un lavoro che stiamo cercando di fare anche attraverso i centri visitatori. Stiamo lavorando, abbiamo un bellissimo centro visitatori che è l'area faunistica del Cervo, dove ci troviamo in questo momento, che è aperta praticamente tutto l'anno. Qui ospitiamo più di 20 cervi e dei caprioli, che sono una meta, insomma, ormai fissa di tutti gli visitatori della Val di Peio. Ma poi stiamo lavorando al nuovo centro visitatori di Cogolo, che probabilmente riusciremo a inaugurare il prossimo anno, e poi più in prospettiva abbiamo il centro visitatori di Rabi, che anche quello sarà un centro, insomma, su cui ci sfideremo, ecco, per trovare la chiave giusta, perché diventi un luogo non chiuso e non sfittico e non museale, ma al contrario è un punto di partenza per una visita e per la comprensione del nostro territorio, che, ripeto, è davvero straordinario e che merita una visita anche in autunno. Ecco, abbinato all'area faunistica abbiamo qui vicino il centro di Talè, che è dedicato ai tetraonidi, quindi a questi uccelli
molto affascinanti perché insomma vengono proprio dal passato, no? dalle antiche glaciazioni. Oggi la visita di Talee è abbinata all'area faunistica e quest'anno con questa formula diciamo di abbinamento delle due visite abbiamo avuto un grosso successo di pubblico, abbiamo triplicato il numero di visite di questo piccolo centro che aperto durante l'estate davvero merita una bella visita. Allora, il centro visitatori a Val di Rabbi, nel Parco Stelvio, è in crescita. Abbiamo un nuovo edificio, che vedete alle mie spalle, nel quale si sta cominciando a pensare a come allestire, come realizzare il centro, un centro che avrà un carattere nuovo rispetto forse ai centri visitatori a cui si è abituati, un carattere più rivolto all'esperienza del visitatore, in modo da portarlo a immergersi già idealmente nel parco. Il centro visitatori Val di Rabbi ha anche una lunga storia, perché c'è il nostro attuale centro visitatori, il vecchio, diciamo diventerà vecchio quando il nuovo partirà, che ha una lunga storia, è nato molti decenni fa e ha assolto il suo compito per anni in modo classico, presentando animali, ambienti, attività al visitatore. In questa stagione abbiamo comunque un discreto movimento di persone interessate per esempio al bramito del cervo, per esempio ai colori dell'autunno, e noi organizziamo delle visite per queste attività, visite che vengono concentrate verso il fine settimana perché è più facile insomma che ci siano visitatori interessati, e viene utilizzato poi in abbinamento con la foresteria specialmente per attività di tipo didattico, corsi di formazione mentale, attività anche per qualche scuola che riesce a organizzarsi già in autunno, che è una stagione un po' difficile per le scuole perché hanno appena iniziato attività didattica. La visita guidata è un'introduzione del visitatore a un ambiente, a un mondo, a delle cose che sono per lui nuove generalmente, per cui i nostri operatori preparati per queste cose spiegano prima quello che si andrà a vedere, perché è difficile altrimenti vedere qualcosa di cui non sappiamo nulla. Vedere e sentire poi in questo caso, perché nel caso per esempio del bramito del cervo gran parte dell'esperienza è di tipo uditivo, anche perché una parte si svolge anche al buio, quindi si spiega, si illustra, si aiuta a interpretare quello che succederà, si conduce l'osservatore a vedere anche con strumenti appositi, per esempio di notte usiamo adesso una termocamera che è utile per vedere questi animali che poi si sentono normalmente con l'udito. Questa attività costituisce appunto un'esperienza di contatto, in questo caso con la fauna selvatica, con la grossa fauna, che porta poi a una maggior coscienza insomma della natura che abbiamo attorno a noi. In questi giorni, per esempio, qui stiamo svolgendo un corso di interpretazione ambientale per gli operatori, proprio per aiutarli ancora di più a sviluppare le tecniche con le quali coinvolgere il visitatore e metterlo in condizione di comprendere e di assorbire effettivamente l'esperienza che viene fatta in queste situazioni. Malga Talee è situata a metà di un percorso che dal paese di Peio porta fino a Malga Mare, quindi alle quote più alte della valle, tutto all'interno del bosco, proprio dove il bosco comincia a cambiare da peceta all'ariceto. Sono boschi molto piacevoli anche alla vista al visitatore, chi lo attraversa può goderne i colori, specialmente la stagione autunnale, nella quale l'arice diventa giallo e poi rosso, e quindi si può godere veramente nel tempo di paesaggi sempre in mutazione, sempre in cambiamento. I tetraoni di montagna sono animali che qui sono rimasti sulle Alpi come residuo delle glaciazioni, le popolazioni più grandi le troviamo intorno al circolo polare artico, e sono molto interessanti per gli adattamenti che hanno proprio alla vita invernale, alla vita in quota, alla vita al freddo, sia come un piumaggio molto isolante, sia come comportamenti che li portano a trovare nascondigli, che li portano a risparmiare energie. Sono animali erbivori che si nutrono di sostanze veramente molto povere, come gli aghi dell'abete rosso per esempio, dei quali però riescono a ricavare abbastanza per vivere, sostenersi e diventare anzi animali fra i più grandi e anche forti delle nostre Alpi.
cervo per il Parco dello Stelvio è una presenza particolarmente importante, sicuramente nel bene e in altri termini anche per gli effetti non sempre positivi che una densità così alta di questa specie esercita su altre componenti dell'ecosistema. Pensate che in Val di Sole, quindi sia all'interno che all'esterno del Parco Nazionale dello Stelvio, stimiamo presenti circa 3.000 cervi, più i piccoli che ogni anno nascono. Quindi abbiamo popolazioni con densità superiore ai 10 cervi per ogni chilometro quadrato, che sono densità veramente molto molto alte, tra le più alte note per l'arco alpino. Avere così tanti cervi, conseguentemente, vuol dire avere molti meno caprioli, perché le due specie comunque interagiscono e mangiano quasi le stesse cose, si sovrappongono nello spazio che usano e quindi avere appunto così tanti animali da una parte vuol dire avere meno dall'altra. Ma in un posto come il Parco dello Stelvio, dove il cervo è protetto e quindi dove non è cacciato, il cervo sta anche ricominciando a fare quello che era anticamente, cioè prima che conoscesse l'uomo, cioè l'animale tipico delle praterie e tipico delle ore diurne della giornata. E quindi sempre più noi durante l'estate vediamo tantissimi cervi che passano la loro giornata e la loro vita al di sopra del limite del bosco. Questo da una parte è un gran valore aggiunto, perché vuol dire poter fare delle splendide osservazioni di questi branchi. Dall'altra però vuol dire che il cervo va a sovrapporsi come area di alimentazione anche al camoscio. E questo è uno dei motivi per cui le popolazioni di camoscio nel parco negli ultimi 20 anni si sono quasi dimezzate. Il camoscio non scomparirà, ma è diminuito pesantemente, proprio perché la torta che si deve dividere a questo punto la deve dividere con un'altra specie particolarmente grossa e particolarmente vorace come il cervo. Avere la fortuna di ospitare una specie così percettibile come il cervo nel parco e così abbondante ci permette anche di organizzare una serie di attività guidate notturne proprio per accompagnare le persone alla scoperta di questa specie. È vero che il cervo è percettibile, ma non è così banale. Se non si ha una buona conoscenza della sua ecologia e una buona strumentazione ottica, riuscirà a fare osservazioni. Per questo appunto accompagniamo le persone con esperti che riescono in questo modo anche a raccontare qual è la biologia o l'ecologia di questa specie. E questo in particolare in autunno è un'attività anche affascinante, perché durante l'autunno inizia la stagione degli amori del cervo, la cosiddetta stagione del bramito. Quindi in questo periodo la specie si riproduce e in questo periodo i grandi maschi adulti, che sono forse la parte più maestosa della popolazione, diventa più facilmente percettibile, diventa meno timida, e quindi in questi termini riusciamo comunque a fare avvistamenti e portare, accompagnare le persone verso questo tipo di attività. Una delle cose per noi importanti è ogni anno contare questi animali, quindi sapere quanti sono e nel corso del tempo, quindi sapere come varia la loro consistenza nel corso degli anni, fare quello che viene chiamato monitoraggio, quindi per sapere dove stiamo andando, come stanno anche loro. Per questo durante l'autunno effettuiamo un tipo di censimento che viene chiamato censimento al bramito. Cosa vuol dire fare un censimento al bramito? Vuol dire posizionare numerose postazioni in una certa area, e a questo punto durante la notte, perché questo è il momento in cui i cervi bramiscono con più frequenza, non tanto contare i cervi che di notte non vediamo, ma contare il numero di cervi che sentiamo bramire. Noi contiamo i cervi che bramiscono, ci segniamo anche la direzione di provenienza del bramito, di modo che poi attraverso una tecnica che si chiama triangolazione possiamo arrivare a stimare il numero complessivo di maschi adulti che bramiscono in quell'area. Questa è un'attività che facciamo e che facciamo fare anche alle persone che ci accompagnano, e quindi organizziamo delle serate specifiche, speciali su questo, in cui le persone che ci accompagnano contribuiscono a questa nostra attività. Un'altra attività particolarmente entusiasmante è quella di riuscire a poter osservare i cervi nella loro attività riproduttiva che loro esercitano soprattutto durante la notte. Per questo ci avvaliamo di uno strumento che si chiama termocamera, che quindi è una sorta di binocolo che però ci fa vedere non le frequenze del visibile, ma le frequenze dell'infrarosso. Quindi i cervi che sono più caldi rispetto al panorama circostante sono facilmente visibili, e quindi di notte è possibile vedere tutte le evoluzioni, i corteggi che i maschi fanno per mantenere il proprio harem di femmine, per difendere questo harem dai maschi che cercano di rubarglielo. È
tra settembre e ottobre, quando inizia l'autunno e i larici cominciano a diventare gialli, che inizia la stagione riproduttiva del cervo. Il cervo è una specie cosiddetta poliginica. Cosa vuol dire poliginica? Vuol dire che un maschio difende e si accoppia con un elevato numero di femmine. Quindi è una strategia riproduttiva particolare, che è tipica di questa specie, ed è anche il motivo per cui maschi e femmine di cervo sono così diversi. Il maschio ha questo palco imponente, la femmina non ce l'ha, la femmina pesa tra gli 80 e i 90 kg, il maschio pesa dai 180 ai 300 kg, quindi vedete quasi due specie diverse, anche solo per dimensioni. Perché questo? Perché essere grossi, essere forti, pesanti, avere un bel palco vuol dire essere preferiti, essere scelti dalle femmine. Quindi un maschio, per detenere un harem di femmine, deve essere prescelto da loro, e quindi si instaura una sorta di corsa a essere sempre più grossi, sempre più pesanti, e quindi essere sempre più belli per le femmine che vanno a scegliere chi? Vanno a scegliere i maschi migliori, cioè quelli dotati di maggiore fitness, di maggiore adattamento, che quindi saranno in grado di dare un patrimonio genetico di sicuro futuro e adattabilità, appunto, alle femmine che si fanno coprire da questi animali. All'interno dei branchi di femmine, non tutte le femmine sono uguali, esiste una gerarchia anche tra di loro, ci sono le femmine dominanti e le femmine invece sottomesse a queste, quindi esistono delle capobranco, delle femmine dominanti che sono più pesanti, più forti, e per questo motivo sono quelle che scelgono prima, ad esempio scelgono prima dove andare a mangiare e quindi scelgono il meglio. Essere più pesanti e mangiare meglio vuol dire anche permettersi di allattare meglio i propri piccoli. Per questo le femmine dominanti sono in grado di allevare con maggiore successo i piccoli di sesso maschile. Perché questo? Perché un piccolo di sesso maschile cresce del doppio di peso nel primo anno di vita rispetto a una femmina. Quindi una mamma che deve allevare un piccolo maschio deve avere tanto latte e latte di alta qualità. E c'è un'ulteriore considerazione da fare, che queste femmine in grado di allevare meglio e con maggiore successo i maschi sono le femmine che riusciranno a trasmettere il proprio patrimonio genetico molto di più alle generazioni successive. Perché questo? Perché le femmine che generano maschi a loro volta trasmettono attraverso i maschi il proprio patrimonio genetico. E se ci pensate, in una specie poliginica come il cervo, un maschio che si riproduce con tante femmine è in grado di trasmettere molte più volte il proprio patrimonio genetico rispetto a una femmina che può partorire un singolo cerbiatto all'anno. E questo fa parte di quella storia riproduttiva ed evoluzione naturale che è particolarmente affascinante in una specie come il cervo. Una mamma di cervo ha bisogno di 8 mesi per dare alla luce il proprio piccolo, e quindi si riproduce, quindi la fecondazione avviene in autunno proprio perché il parto avvenga nel momento migliore dell'anno. Qual è il momento migliore dell'anno per un cervo che vive sulle Alpi? È un periodo che va tra maggio e i primi di giugno. Perché questo? Perché è il periodo in cui hai davanti a te una lunga estate dell'erba fresca, ricca di energia, e quindi la possibilità di produrre per molti mesi un latte sufficientemente abbondante e di qualità per il proprio piccolo, e quindi per assicurare la sopravvivenza del proprio piccolo. Per qualsiasi specie alpina è importante far nascere i piccoli in questo momento. Recentemente abbiamo avviato un processo partecipativo, quindi un percorso assieme alle comunità locali, per riuscire a favorire ancora di più questo turismo legato all'avvistamento della fauna. L'obiettivo sarebbe quello di creare una zona all'interno del parco dedicato a questo. In questa zona riuscire ancora di più a favorire gli avvistamenti, cercando di creare un comportamento ancora più confidente dei cervi e della fauna in genere alla presenza delle persone. Come vogliamo provare a fare questo? Vogliamo provare a fare questo creando una rete di sentieri e chiedendo alle persone di non uscire dalla rete dei sentieri, quindi di limitarsi a percorrere una rete prevedibile, di modo che gli animali si abituano più facilmente alla loro presenza e non scappino più come scappano in questo momento, in cui forse troppo spesso le persone, prese dall'entusiasmo, corrono letteralmente dietro ai cervi per fare delle fotografie. È chiaro che questo scatena reazioni di fuga degli animali che aumentano le loro distanze di tolleranza nei confronti dell'uomo. È chiaro che
Gli obiettivi di un parco nazionale, di un parco come nostro, sono duplici. Da una parte la fruizione turistica è importante anche come elemento per la didattica e per l'educazione ambientale, quindi per avvicinare comunque le persone a una coscienza più ecologica. Dall'altra però anche la conservazione di queste risorse diventa fondamentale ed è chiaro che le due cose non sempre vanno nella stessa direzione, perché avere tanti turisti vuol dire avere tanto disturbo e quindi conservare un po' meno. Quindi uno dei nostri obiettivi, che deve essere l'obiettivo di un parco, è quello di studiare i rapporti che ci sono e i disturbi che il turismo può arrecare alle risorse naturali e alla fauna e cercare delle soluzioni di compromesso, quindi capire come regolamentare, come limitare, pur nella fruizione, queste attività per riuscire a ottenere sia una cosa che l'altra.